a sapere. Allora Gigi, se sei d'accordo, voglio fare un esperimento, va bene? Allora, vorrei gentilmente l'orchestra, se vi può dare un po' di atmosfera musicale, grazie. Piano piano entriamo in questo mondo che vi voglio presentare, queste luci soffuse. Grazie. Perché stiamo arrivando in un mondo, Gigi, che io vorrei spiegarti, ma se gentilmente ti accomodi al pianoforte. Il mio posto. Fra qualche secondo vedrai in che mondo ti voglio portare. Sono proprio curioso, guarda. Parlo di un mondo degli anni 40, grazie. Un mondo dove si poteva sognare, si poteva viaggiare. Un mondo come Casablanca. Sei arrivato. Io ti stavo aspettando. Ilse? Sì? Perché sei ancora qui? Tu dovevi aspettarmi sull'aereo. Sì, lo so, ma non sapevo quale aereo. L'aereo, quello. Quello grigio, quello... Quale? Quello, aspetta un attimo. Allora. Dunque, aereo, scena, finale, Casablanca. Un GL22 Electra Junior. Un aeromobile di linea ad ala bassa, così. A me. Dunque, partiremo e dove andremo? L'aereo atterrerà a Lisbona alle 20:45. Lisbona. Sì. Così domani mattina ci sveglieremo e dalla finestra della nostra camera vedremo. Che vedremo? E come si chiama sto coso? Come vedremo? Aspetta un po' che me lo guardo, non me lo ricordo. Aspetta un po'. Allora, Lisbona, turismo monumenti. Sì. Ah, ecco, Lisbona, 10 attrazioni da non perdere. Elevador de Santa Justa, Torre de Belém. Devi salire su quell'aereo immediatamente, Ilsa. Sì, d'accordo, Rick, ma lui crede che ancora partiremo insieme, capisci? Ma lui chi? Ma come chi? Dai, è mio marito, coso, no? Tuo marito, coso? E come si chiama? Aspetta un po' che guardo, me lo ricordo. Allora, Casablanca, marito di lei. Victor Laszlo, leader della resistenza cecoslovacca, interessante. Va bene. Allora, Victor crede... Scusate, una domanda. Io che devo fare qua? Suonala ancora, Sam. Che cosa? Suona ancora? Quella che suoni sempre, quella canzone... Quella... Quale? Dai, quella... Quale? Aspetta un attimo, quella che... Mo te la dico, ecco. Allora, Casablanca, pianoforte, Sam... As Time Goes By. Sì, celebre canzone del film Casablanca, l'ha interpretata anche Bing Crosby, Frank Sinatra, Barbara Streisand, Amanda Lear. Ah, beh. Sì, scusate, però io faccio la versione di Frank Sinatra, perché quella di Amanda Lear non me la sento proprio. Ilsa, sì. Ascoltami bene. Sì. Io non verrò con te. Tu devi partire con lui. Dunque, tra di noi, è tutto finito? Avremo sempre i nostri giorni di Parigi. La Senna, il Moulin Rouge, le luci del Pigalle. Era Montmartre. Eh no, era Pigalle. Ti dico che era Montmartre. Eh no, ti dico che era Pigalle. Ah, vabbè, allora, vediamo. Fammi un po', guarda. Allora, vediamo. Allora. Ecco qua. Parigi, quartiere, Moulin Rouge. Pigalle, vedi che avevo ragione? Sì, però lo sapevi che al Moulin Rouge è nato il cancan? Scusate. Sì. Volete che suoni un cancan? Questa scena sarebbe bello un colpo Sam, di vita. Allora non me capisci. No. E suona quella che suoni sempre. Uffa. Addio, Rick. Addio, Ilsa. Ilsa, aspetta. Prendi questi. Ti potranno essere utili per il viaggio. Sono 450 dirham.
che al cambio di oggi col dollaro praticamente stanno, aspetta un quanto attimo. Sta? Dimmi un po'. O te lo dico perché lo so, sempre che la ritrovi, eccola qua. No, questa è una scena del film. Comunque, eccola. Cambio Casablanca. Escono solo cliniche per il cambio sesso. Bellissimo. Scusami, allora faccio quella di Amanda Lear. Ci sta. Ci sta. Faccio quella di Amanda? È fatica. No, no, Sam. Suonala. Suonala ancora. Scusate, posso dire una cosa? Ma Sam, ma chi cazzo è? Claudio Mendola! Claudio Mendola! In questo mondo del Casablanca, dove ti immagini se questi attori googolavano mentre facevano il film? Ah sì, vabbè. Sarebbe stato fantastico. Bene, grazie. Noi ci vediamo tra poco, tu resti qua con noi, eh? Ma non posso. No, dai, dai. Va bene, no. Scusami, con tanto piacere, ma una piccola condizione. Prego. Che lui la faccia. Che cosa? Che cosa? Che non la vuoi fare? No, dico che cosa? Non dirgli mai. Ma pure tu. Vai, ce la farà prima o poi, eh? Claudio Mendola! Claudio Mendola!